Ben trovati a Umbria che passione, con la partecipazione straordinaria dei borghi più belli d'Italia, andiamo a conoscere Bettona. Le origini di Bettona sono umbro-etrusche. L'etimo del nome si evince dalla riproduzione della via Merina dove viene denominata Betona. Fu molto contesa, venne addirittura arsa e demolita, con unica eccezione per le chiese. Nel 1367 il cardinale Albornoz comandò che la città venisse ricostruita in una cerchia di mura più ristretta della precedente ma più fortificata. Bettona viene definita il balcone sull'Umbria per la sua posizione centrale e collinare dalla quale si scorge un panorama suggestivo. Diamo il benvenuto al sindaco di Bettona, Marco Antonini, grazie per aver invitato Umbria che passione. Bettona è uno dei borghi più belli d'Italia, ovvero il balcone dell'Umbria, infatti siamo affacciati su questo meraviglioso panorama, sindaco. Benvenuto a voi, Umbria con passione. Bettona sì, è un bel balcone sull'Umbria, ma prima di essere un bel balcone sull'Umbria è una cittadina di origini molto antiche, perché di origini etrusche, umbro-etrusche, quindi ecco, parliamo di qualche secolo prima di Cristo. Possiamo dire che Bettona è stata la culla della nostra cultura occidentale, la nostra cultura cristiana, in quanto fra storia e leggenda, più storia che leggenda, il nostro patronio, che è San Crispolto, il primo vescovo di Bettona, fu mandato qui a cristianizzare praticamente questa zona dell'Umbria. Quindi noi possiamo dire che le nostre radici, culturali, europee, cristiane, provengono proprio da Bettona, perché San Crispolto ha messo le radici qui a Bettona. Attualmente Bettona, oltre al suo aspetto culturale, noi vantiamo anche dei prodotti molto tipici, soprattutto ecco, olio d'oliva e i nostri prodotti più particolari della nostra terra, il vino. Abbiamo una cantina sociale che produce vini di eccellenza. Quindi Bettona è un posto bello per visitare, oltre a questo splendido panorama che vediamo qui da questa terrazza. Lei mi diceva di San Crispolto, che tra l'altro sarà festeggiato a breve. Sì, il 12 maggio. Il 12 maggio è la festa del nostro patrono, San Crispolto. Festeggiamo il santo in maniera soprattutto religiosa, e c'è anche proprio la sera avanti la processione con l'immagine del santo che viene portata per tutte le vie del paese e con le varie confraternite che fanno, diciamo, da cornice a questo evento. Poi invece, dal punto di vista del comune, dell'assessorato alla cultura, noi ogni anno organizziamo un grande evento con persone di alto livello culturale qui a Bettona. È sempre un evento su San Crispolto e lo organizziamo anche insieme ad Assisi. Sindaco, grazie. Adesso andiamo a scoprire la sua Bettona. Iniziamo dalla piazza di Bettona con una tavola meravigliosa. Tutti sono accorsi con i loro prodotti tipici per far sì che ci sia un collegamento con gli eventi. Iniziamo da te, che sei? Nazareno. Nazareno, tu rappresenti quale evento? La festa dello sport del cavallo, che si svolge allo stadio comunale di Passaggio di Bettona dal 2 al 11 luglio. Eh sì, un evento molto prestigioso. E il piatto tipico è? Beh, diciamo che si spazia dal maialino classico allo stinco e poi la specialità delle lumache, che sono un pochino una tradizione nostrale, diciamo così. Accanto a me invece c'è il prodotto tipico per eccellenza, ovvero ci sono tutti i vostri salumi, e tu adesso mi parli di? Della festa sempre del cavallo, sì. Perché questo lo cucino io. Ecco, come si prepara? Dacci gli ingredienti. L'ingrediente è sempre come la porchetta: aglio, finocchio, sale e pepe, ecco, tradizione. Quanto tempo deve cuocere? Beh, questo sulle 2 ore, 2 ore e mezzo è cotto.
forno a legna, forno a legna che avrebbe più meglio. Sai che ti dico, accanto a questa pietanza ci avviciniamo a questa bellissima ragazza che è Ilse. Tu rappresenti una cantina la cantina sociale di Bettona. E quale vino abbiniamo a questo piatto? Per questo piatto abbiamo scelto il Sangiovese Colli Martani, un vino a denominazione d'origine controllata riserva. Mentre ci fai degustare, noi andiamo proprio alla cantina Bettona. Entriamo alle cantine Bettona e do il benvenuto al presidente Montedoro. Benvenuta a lei. Senta, qui c'è naturalmente la chicca di quello che è la produzione tipica per quanto concerne il vino, e adesso con lei facciamo un excursus. Bene, allora cominciamo a vedere tutto il percorso dall'uva al vino, alle bottiglie. Qui appunto inizia il percorso della trasformazione dell'uva in vino. Questa è la zona di ricevimento delle uve che vengono campionate, poi vengono inserite in questi tramogge, sono così chiamate, e avviata il primo processo di trasformazione. Le rosse seguono il percorso, vanno a finire in quei grandi recipienti che sono dei vinificatori, cioè dove si avvia il processo fermentativo. Le bianche, invece il vino bianco, seguono un altro percorso perché il processo di vinificazione avviene appunto all'interno della cantina. Professore, un connubio fra quella che è la tradizione e l'innovazione. Spieghiamo il percorso che andiamo a fare. Sì, questa è la linea dei bianchi e dove vedete questo groviglio di tubi, tubicini, sono appunto l'innovazione. La cantina si sviluppa come tutte le cantine nei vari fasi, nei vari steps, diciamo, di processo. Quindi i rossi abbiamo visto dove vengono ottenuti all'esterno, i bianchi vengono, i vini una volta finiti dove vanno a finire? È una via di mezzo tra una conservazione dei bianchi che avviene in questi grandi recipienti e una fase successiva invece dei vini rossi, che è quello che noi chiamiamo la maturazione del vino rosso nel legno, nelle botti di legno. Queste sono le classiche barrica alla francese, con legni anche americani però, e in cui i nostri vini rossi, Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon, eccetera, trascorrono dai 6 ai 12 mesi appunto per poter migliorare, maturare. Da qui il passaggio successivo è l'ultimo che andremo a vedere ed è la fase di cosiddetto confezionamento. Qui ci troviamo nella terza fase, ultima anche, è quella in cui il vino, una volta pronto per essere consumato, viene messo nelle sue confezioni. E adesso ci spostiamo e andiamo a vedere invece come viene accolto poi il pubblico qui alla cantina Bettona proprio per degustare. Perfetto, e ci tengo a dirlo questo, che è una cantina che vende i suoi vini proprio in due ambiti. Uno è quello interno, c'è una sorta di spaccio per intenderci, e poi le vendite verso l'esterno. Ecco, questa è quella che noi chiamiamo l'agorà. Del vino, dove i nostri affezionatissimi clienti arrivano tutti i giorni, e qui abbiamo evidenziato una mostra di tutte le tipologie di vino, ma noi siamo anche produttori di miele, siamo produttori di grappa, siamo produttori di vini liquorosi, siamo produttori di spumante, e però questo è una routine che noi teniamo. Perché? Perché un vino si apprezza quando è anche accompagnato, anzi direi è soprattutto accompagnato alla parte solida, cioè all'alimento. Bene, questo è un vino classico, il nostro fiore all'occhiello, perché si chiama Greghetto, è molto profumato, aromatico, penso che ci sia un microclima che
ne faccio un po' una particolarità aromatica, ed è quello che vendiamo più di tutti, il nostro punto di riferimento. Vi ringrazio per l'attenzione che avete mostrato per la cantina, con l'augurio di rivederci la prossima Pasqua. Va bene? Grazie professore, è stato un vero piacere. Noi brindiamo e torniamo a Bettona. Ingresso trionfale qui alla piazza di Bettona, grazie a queste meravigliose vespe, grazie al nostro Emanuele consorte, e adesso scendo. Grazie Emanuele, è stato un sogno per me, con la vespa, e scopriamo il nostro assessore Franco. Franco, scendi perché con te ho tante cose da dire di Bettona. Passeggiando per Bettona abbiamo lasciato le nostre vespe. Franco, il tuo borgo. Bettona è definita anche il borgo delle chiese. Sì, diciamo principalmente il borgo delle chiese. Ne abbiamo nel territorio addirittura 17, una volta erano 18, una è stata distrutta negli anni 50. Questa dove siamo ora diretti è? Questo è l'oratorio di Sant'Andrea. È una chiesetta costruita nel XIV secolo dove contiene dentro affreschi tardo-giotteschi. La chiesa di principale è la collegiata di Santa Maria Maggiore. Siamo all'interno di Santa Maria Maggiore, ovvero la chiesa principale di Bettona. Accanto a me c'è il parroco di Bettona, Don Dario. Questa è la terza chiesa costruita, dicono la prima, un oratorio dove San Crispolto è stato ospitato e ha fatto il primo miracolo qui. La seconda di stile romanico e la terza stile gotico e poi questa neoclassico. Ma la prima era solo un oratorio piccolo. Nel restauro fatto dagli anni 2000 al 2007 ho trovato molti reperti che riguardano sia la chiesa romanica e ancor più la chiesa gotica. Vediamo dove è rimasta una piccola cappellina di stile gotico. Questo è stato un architetto di Perugia, Cerrini, e un altro architetto di Foligno. L'hanno trasformata tutta. Nelle soffitte c'è ancora parte reperti gotici. La particolarità è che nell'abside c'è la pittura del famoso dottore, ovvero il futurista. Sì. Futurista, fatta, dipinta nel 1939. Tra l'altro poi mi diceva che c'è l'organo. Sì, è del 1840. Bellissimo è il tabernacolo. 1593. Ecco, fatto qui da... lavoravano il marmo anche qui. Ci sono due bei angeli qui che vengono da Roma, dicono che siano della scuola del Bernini, in legno.